Ciao a tutti, Tarta Music, Tarta YouTube TV. Prima di iniziare il video, un saluto speciale alla mia principessa. Non faccio nomi, ma tu sai che sto parlando di te. Sto piccolo un bacio. Come avete visto avete letto dal titolo, sono qui per mostrarvi la mia collezione di cappelli. Non è un'incredibile collezione, però mano a mano sta crescendo. Ne mostrerò, non so se riusciamo a salutare, a tirare alcuni, quelli che riusciamo a salutare vi mostrerò. Alcuni di loro vi raccontano anche la loro storia. Iniziamo da questo che ho sulla testa adesso, questo è il mio basco di pelle, fatto poco da un negozio in centro, e lo trovo molto comodo d'inverno però. Inverno quando c'è un po' di sole, perché c'è anche un po' di visiera che si copre un po' dal sole. Mi piace come stile, è molto comodo, molto bello. Guardate, i miei capelli sono inguardabili. Poi abbiamo, mi piacciono molto i berretti, mamma mia, sponsor. Non mi paga nessuno sponsor per farli vedere, ma li faccio vedere. Questo qua lo uso per andare a pescare ogni tanto, perché c'è qualcosa nella nautica. Nautica Dragone. Questo mi fu regalato da un amico tempo fa. Questo è recente. Questo, chi mi segue sa bene, chi mi conosce, che sono nella protezione civile io, da 3 anni. Questo l'hanno dato come omaggio per il raduno che si è tenuto a Taranto nel 2017. Bene la scritta, era una nazione per civile. Ecco qua, era una nazione della protezione civile 2017, Castellaneta Marina. C'è scritto il 14 o 17 settembre, e regalano questi cappelli, e ho anche delle magliette. Sono molto belli, ci sono molto affezionato perché riguarda la protezione civile. Ah, poi ho anche il mio cappello della protezione civile che non ho preso, tanto ve l'ho fatto delle altre volte, ed è quello che potete vedere nella mia immagine di profilo. Poi abbiamo questo cappello che me l'ha regalato un amico tanto tempo fa, un amico di mia madre lo regalato tanto tempo fa. E io lo uso anche per andare allo stadio, per andare a vedere il Taranto. In realtà questo è della pallavolo di Taranto. La squadra che c'era prima della pallavolo di Taranto. Appunto della Magna Grecia. Quindi la consolidata della Fenninfole. Il cappello ufficiale della Magna Grecia con la squadra che c'era di pallavolo, mi pare che non ci sia più. Oh, quest'altro è legato a un altro bel ricordo. 2014, manca meglio un anno. Questo l'ho avuto nel 2014, quando è passato per la prima volta, quando ho avuto questo onore, la seconda volta, quella, la seconda volta che venivo nella mia vita di passare, sì, già sono molti anni prima, il Giro d'Italia a Taranto praticamente, che facevo proprio tappa, manca meglio un anno. E questi erano i cappelli che c'erano le signore che lanciavano dal palco, oppure li regalavano per strada, insomma, ne ho regalato qualcuno anche questo recente. Con la Protezione Civile abbiamo collaborato con questa associazione che si chiama Taranto da Pulire, e ci hanno gentilmente regalato questi cappellini che abbiamo utilizzato per lavorare con loro. Sempre nella stessa manifestazione del Giro d'Italia mi hanno regalato questo, Telepass. Molto bello. Ah, poi questo c'è il mio fedele cappello, l'ultima volta non me lo sono messo, da qui non ho pescato tantissimo. Il mio cappello porta fortuna alla pesca. Così. Sarà anche molto bene ancora, vedete? Poi non lo mettevo, anche le tasche, poi le metto, ci riesco, gli anni.
Neanche pratico, perché tante volte se stai lontano dal secchio puoi mettere il pesce dentro, però porti dietro così. È successo. Uno lavato, è successo. Questo invece, Volkswagen, ne avevo due, ne ho presi due, proprio per mia madre. Praticamente venne un evento di Radio Norba a Taranto, non Battiti, era più quando fanno le interviste, la guida 3, mi ricordo. Insomma, c'era il pullman in centro a Taranto, Piazza della Vittoria, e c'erano le ragazze che regalavano questi capelli, perché la Volkswagen appunto sponsorizzava l'evento. Ah, poi questo cappello c'ha la bellezza di 11 anni, no, 11 anni, siamo nel 2018, 17 anni. Questo risale a quando io facevo il militare, questa si chiama stupida. Vedi che la visiera un po'. Perché è fatta proprio per essere così, si chiama stupida. Noi giravamo in caserma con questo. Il mio non era proprio così, eh. Io avevo una visiera un po' più dritta. Questo è un altro che mi sono procurato, sto facendo per tipo a coppola. Questo cappello l'ho comprato insieme a quell'altro, insieme a questo comprai anche questo che mi piaceva molto, sono quello della team, adoro questo cappello. Tempo prima avevo comprato questo qua invernale, perché questo poi non lo metto, non metto per uscire. Questo qui durante le elezioni, sapete come si fanno i politici? Non ricordo, anche se non ricordassi non lo direi perché non voglio stare più a fare politica. Sul pullman, mia madre era sull'autobus, salì questo politico e regalava questi capelli qui, Buongiorno Taranto. Mia madre, sapendo che li collezionavo, l'ho preso per me. Tanto bello perché di chiamata l'ha scritto, bene. Se mi potessi togliere il buongiorno, lascio solo tardi, perché... rovinato contento. Questo è un altro che ho avuto regalato, non mi ricordo a quale evento, sponsorizzato banca Gardinia, non lo so neanche, sponsorizzato. Sono tanti. Ah, questo è uno di quelli che mi ha portato la fortunata anche della BIP, che è uno studio di doppiaggio praticamente, dove lavora il mio amico Ragni 80, sarebbe uguale a Strani 80. Questo è uno dei cappelli che mi ha portato all'inizio, che è andato a lavorare lì. Questo è uno dei altri blu, mi sembra. Li regalavano quando fanno le raffofeste a Taranto, 2013. Questo è un mio, li regalavano questo qui. E di recente un altro a cilindro grande che non so se ce l'ho qua. No, vabbè, è da un'altra parte. Un giorno ve lo farò vedere in un altro video, eh. C'è questo. Questo lo trovai per strada a Roma, che era piccolo però mi piaceva, ce l'avevano tutti i turisti praticamente. Ma non va, però va mia madre, se lo mette mia madre a mare, gli fa io. Questo anche è sponsorizzato 3R. E che evento era? Ah, comunque sempre quelli di Radio Norba, perché sono sponsorizzati dalla Drea. C'erano le ragazze che davano questi anche, i capelli della Drea. Molto gentile, anche questo è bello, bel materiale.
sta scaricando. Questo è un altro cappello marinaro. Come regolazione di sommozzatura in un evento che ho fatto con la Polizia Civile l'anno scorso o 2 anni fa, non mi ricordo. Comunque, molti altri cappelli da mostrarvi, però se volete vederli seguitemi nel prossimo video, perché questo video finisce qua. Mettete tanti like per vedere gli altri cappelli, ho pure una busta piena qua, sono tantissimi, sono una Maria qua. Una parte. Vabbè, per il momento è tutto. Ci rivediamo al prossimo video. Mi raccomando, ovviamente mettete like, attivate la campanella, iscriviti se non ti sei iscritto. Rimanete iscritti per il prossimo video, per vedere gli altri cappelli. Fatemi sapere sotto nei commenti se volete qual è il cappello che vi è piaciuto di più fino adesso. Da lì è tutto. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao, tanti amici.